Veniamo adesso a quelle che sono le indicazioni alla terapia chirurgica delle patologie funzionali del naso. La chirurgia funzionale per le patologie infiammatorie croniche nasosinusali è essenzialmente diretta a trattare la ipertrofia dei turbinati e le sinusiti acute e croniche senza o con politosi. La chirurgia dei turbinati, quando? Ovviamente in caso di ostruzione nasale persistente o artamente ricorrente, nonostante un'adeguata terapia medica. Ma come definire l'ostruzione nasale determinata dall'ipertrofia dei turbinati? Innanzitutto dal punto di vista soggettivo, con scale visive analogiche o questionari che vanno a valutare l'ostruzione nasale, la stannutazione, il prurito nasale, l'iposmia, il mal di testa, il russamento, eccetera. L'ipertrofia dei turbinati può essere classificata oggettivamente con l'endoscopia, usando una scala a punti. Per la valutazione funzionale c'è poi la rinomanometria. Quale chirurgia dei turbinati dobbiamo adoperare? Questo è il risultato dell'intervento che si faceva anni addietro, ossia l'amputazione dei turbinati, con l'obiettivo di creare il maggiore spazio possibile. In un naso il cui volume sia stato ampliato a dismisura, i flussi respiratori diventano turbolenti, per cui non si ha un'efficiente progressione del flusso aereo, portando alla sindrome del naso vuoto e secco, con conseguente sensazioni di naso chiuso, estese aree di dissecamento con formazione di croste, alterazione del movimento ciliare e conseguente ristagno di secrezioni, infezioni ricorrenti non solo a livello nasale ma anche faringo-laringeo. La varietà di tecniche chirurgiche disponibili indica la mancanza di consenso sulla procedura ottimale. L'attuale tendenza è verso tecniche meno invasive, pertanto quelle che prevedono il rispetto dell'epitelio, preferibilmente attuabili in chirurgia ambulatoriale e ripetibili nel tempo. D'altronde si può iniziare con approcci più conservativi per ricorrere successivamente ad interventi più demolitivi. Le tecnologie che si utilizzano oggigiorno primariamente nella chirurgia ambulatoriale dei turbinati sono quelle della radiofrequenza e della risonanza quantica molecolare. Per casi selezionati si sta facendo avanti un trattamento non chirurgico, che è la stimolazione cinetica oscillante. Per chiarire il concetto della mini-invasività, basta osservare le temperature di esercizio di radiofrequenza e risonanza quantica molecolare, fino a 10 volte inferiore a quelle dell'elettrobisturi convenzionale, che lavora a 400 gradi centigradi. Vedete la necrosi e il fumo dell'elettrobisturi convenzionale alla vostra sinistra, a fronte della radiofrequenza alla vostra destra. In anestesia locale, il turbinato viene punto a livello della testa, del corpo e della coda. Possono anche essere però realizzati uno o più tunnel che partono dalla testa del turbinato inferiore e per via sottomucosa arrivano fino alla coda del turbinato. Questo è il tipico manipolo con una punta di pochi millimetri, la cui parte attiva, cioè quella che eroga energia, è a livello dell'estremità. Il calore sviluppato genera una lesione tissutale di forma ellissoidale di circa mezzo centimetro, in corrispondenza della punta del manipolo. Tale lesione nell'arco di 2-3 settimane viene sostituita da tessuto cicatriziale e in 2-3 mesi si vedrà l'effetto finale, ossia una riduzione del 25% di volume della struttura. Quadro endoscopico preoperatorio a un mese. Notate la riduzione del volume del turbinato ad un mese, l'assenza di croste e l'integrità della mucosa. I vantaggi, pertanto, della chirurgia ambulatoriale con le radiofrequenze o con la risonanza quantica molecolare. Procedura, abbiamo detto, ambulatoriale, di breve durata, pochi minuti per lato, non richiede tamponi nasali, conserva la funzione mucociliare, non causa incremento di secrezioni né sviluppo di croste, il paziente può ritornare al lavoro già il pomeriggio stesso dell'intervento.
ed è altamente ripetibile nel tempo. Quando però all'attacco si evidenzia una marcata componente ossea del turbinato, allora alla chirurgia delle mucose con le radiofrequenze conviene abbinare anche la chirurgia dell'osso del turbinato, ad esempio con uno strumento motorizzato, come è il microdebrider, che dà la possibilità di rimuovere non solo il tessuto cavernoso, ma parte dell'osso turbinale. Inoltre fornisce la possibilità di trattare contestualmente anche altre patologie come i polipi nasali. Veniamo all'ultimissimo trattamento dell'ipertrofia dei turbinati, con il sistema COSO, stimolazione cinetica oscillante. Si tratta di un dispositivo medico indicato per il trattamento della rinite non allergica, messo a punto presso l'ospedale universitario Karolinska di Stoccolma, in Svezia. Il sistema COS si basa su oscillazioni cinetiche che stimolano sia la mucosa nasale che il sistema nervoso autonomo, fornite da questo palloncino sottile che viene introdotto nella fossa nasale, gonfiato con una leggera pressione e fatto vibrare per 10 minuti in ciascuna narice. Il trattamento non è chirurgico, indolore ed eseguibile in ambulatorio. Presenta tutti i vantaggi della radiofrequenza e della risonanza quantica molecolare ed in più è eseguibile senza necessità di anestesia perché è una procedura indolore. Arriviamo infine alla sinusite cronica con poliposi. La classificazione clinica della poliposi più diffusa è stata introdotta da Stamberger nel 1996 e suddivide i polipi in 5 gruppi in base alle caratteristiche cliniche, istologiche e alla diversa risposta alle terapie. Il gruppo 1 comprende il polipo antrocoanale, in genere monolaterale, tipico dell'età pediatrica. Origina nel seno mascellare, fuoriesce da queste e vegeta nella fossa nasale e può raggiungere la coana impegnando i rinofaringi. Il gruppo 2 comprende grandi polipi unilaterali, nei quali bisogna fare molta attenzione alla diagnosi differenziale con i tumori. Il gruppo 3 è composto da pazienti con poliposi associata a rinosinusite cronica, ma non dominata da eosinofili. Il gruppo 4 comprende pazienti con poliposi associata a rinosinusite cronica con marcata eosinofilia. In questi due gruppi, 3 e 4, la poliposi è solitamente bilaterale. Il gruppo 5 comprende le poliposi associata a malattie sistemiche, tipo fibrosi cistica, discinesia ciliare primitiva. In genere, gruppo 1 e gruppo 2 hanno come trattamento di prima scelta la chirurgia, mentre per il gruppo 5 il trattamento è quello della patologia di base. E allora per i gruppi 3 e 4, ossia rinosinusite cronica con poliposi bilaterale, come procedere? In queste forme la chirurgia endoscopica sarebbe preferibile per ristabilire la perfettività degli ossi sinusali, seguita poi dal trattamento con steroide nasale. Sappiamo però che le recidive sono numerose e correlate alla presenza dell'infiammazione di tipo 2. Altro fattore che non fa dispiacere a noi otorini circa la diminuzione delle indicazioni chirurgiche per la poliposi è che la chirurgia funzionale dei seni paranasali costituisce una delle tecniche responsabili del maggior numero di processi per malpractice a carico degli otolini laringoiati negli Stati Uniti. Pertanto, la poliposi nasale associata all'infiammazione di tipo 2 è una patologia nella quale l'approccio chirurgico si limita a disostruire le cavità nasali con miglioramento respiratorio e ad ampliare gli ossi dei seni paranasali, permettendo poi agli steroidi di raggiungere la mucosa dei seni. Però la chirurgia non è risolutiva, in quanto non agisce sulle cause della malattia. Pertanto, come ci insegnano allergologi ed immunologi, e come già in lavori di 20 anni addietro veniva precisato, prima della chirurgia funzionale c'è la terapia medica massimale, che oggigiorno si è arricchita della terapia biologica con gli anticorpi monoclonali, diretta proprio contro l'infiammazione di tipo 2.
mentre il trattamento chirurgico deve essere riservato ai casi resistenti alla terapia medica massimale o quando ci siano controindicazioni a questa. In totale, in poco più del 20% dei pazienti che arrivano alla nostra osservazione. L'obiettivo del chirurgo nelle rinosinusiti è rendere pelvi gli ossi dei seni paranasali, in particolare il complesso osteoematale, che rappresenta il crocevia comune di drenaggio del seno mascellare, del seno frontale e dell'etmoide anteriore. La chirurgia funzionale endonasale non è una tecnica nuova perché risale agli anni 70. Dall'epoca però la tecnologia è nettamente migliorata, con l'introduzione di monitor e telecamere ad alta definizione che forniscono immagini di altissima qualità. Questo è il tipico esempio di intervento standard per ripristinare la pervietà del complesso osteoematale, con apertura dell'antro mascellare e resezione della mucosa iperplastica. Il seno mascellare viene svuotato così delle secrezioni mucose e della mucosa iperplastica poliploide all'interno e viene riventilato, come vedete in questa endoscopia chirurgica. Un sistema che rende questi interventi più efficaci e meno traumatici è il microdebrider, sistema ricavato dall'artroscopia. Si tratta di un bisturi concavo rotante all'interno di un canale di aspirazione con l'estremità aperta. Esso recide il tessuto patologico e contemporaneamente lo aspira. Questo consente di asportare polipi e mucosa patologica senza esporre l'osso, riducendo a minimi il sanguinamento e i tempi chirurgici. Ne consegue una ripresa post-operatoria più veloce. La chirurgia a radiofrequenza o la risonanza quantica molecolare si utilizza anche nel corso di interventi maggiori sul naso e seni paranasali perché determina una lesione sottomucosa precisa senza danneggiamento delle strutture adiacenti. Altra applicazione della radiofrequenza e della risonanza quantica è nella polipectomia, anche in anestesia locale, come vedete in questo video endoscopico, a livello ambulatoriale, soprattutto in caso di limitate recidive. E poi la balloon sinuplasty. Un catetere viene inserito attraverso l'ostio sinusale e viene gonfiato per ripristinarne la pervietà. Usato nelle sinusiti, soprattutto nelle forme acute, per svuotare i seni delle secrezioni infette al loro interno. Non dimentichiamoci che i seni paranasali sono un labirinto anatomico dove però è facile perdersi, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Per questo motivo è venuta in aiuto la chirurgia computer assistita che permette di stabilire attraverso l'elaborazione delle immagini radiografiche del paziente in tempo reale su di un monitor la posizione degli strumenti del chirurgo durante l'intervento. Si realizza una vera e propria navigazione endosinusale, simile a quella dei mezzi aerei, navali e terrestri. Cosa sta quindi avvenendo in ambito otorino-laringoiatrico? È facile immaginarlo. Si sta andando verso una camera operatoria in cui sono integrate le varie tecnologie che aiutano il chirurgo in tutti i momenti dell'intervento. Permettendo così, rispetto dell'anatomia e della fisiologia, migliori risultati, riduzione delle complicanze, riduzione dei tempi di guarigione, aumento della chirurgia ambulatoriale in esageri con riduzione dei costi dell'ospedalizzazione. Però non dimentichiamoci che le nuove applicazioni tecnologiche non potranno mai sostituire l'esperienza e la conoscenza, ma soltanto aiutarle. E con questa massima di Stamberger del 2004 ringrazio tutti voi per la pazienza.